Oggi parliamo di Carl Cox, un mito per tutti i DJ, non soltanto nel suo modo particolare di suonare, della sua attrezzatura, prendendo spunto da un video di YouTube, ma anche del suo approccio alla serata, molto interessante. Carl Cox lo conosciamo tutti, è attivo dalla fine degli anni 80, ai tempi era chiamato il mago dei tre piatti perché, come dice, ha sempre avuto bisogno di introdurre qualcosa in più rispetto al semplice passare da un disco a un altro. E avendo fatto comunque un lungo percorso dai vinili, sempre con l'occhio alle novità, alla tecnologia, è approdato negli ultimi anni a controller e a essere testimonial di Traktor. Adesso utilizza come setup due CDJ Pioneer 2000 e due D2 della Traktor come controller, in modo da non dover guardare il computer ma utilizzare le tracce e manipolarle, come dice spesso, direttamente dal controller. Well, my setup always primarily started off with two turntables. So I perfected the art of DJing through playing vinyl, but my setup was always based on having an extra turntable. And then the program that I'm using today is the Traktor program, which I've been using for a long time. It does utilize four decks, 1, 2, 3, 4. So I'm able to kind of lock groove, kind of make rhythms and sounds with those two running in the inside, where I can kind of manipulate and cut and still play as a DJ on the outside, to be able to go beyond DJing and into kind of remixing and producing music live while I'm playing. Il suo approccio è fondamentalmente di utilizzare i due CDJ come dei normali piatti da dove mandare le tracce, anche lì giocare con gli effetti, loop, gli hot cue, eccetera. E poi con le altre due controller interni di invece di utilizzare tutti gli aspetti che consente la tecnologia, quindi loop, effetti, delay, riverberi e tutte quelle particolarità del Traktor che spiega molto bene Carl Cox in questo video. Come mixer usa il Model 1, che è veramente di qualità eccezionale, soprattutto nella definizione dei tagli di frequenze, perché, come dice Carl Cox, non conosco un mixer che riesce ad andare così in maniera precisa nei tagli di frequenze e nei filtri. E in effetti, da quello che possiamo percepire, è veramente una definizione cristallina eccezionale. Non è tanto questo aspetto che mi preme sottolineare, tutti i giochi che fa Carl Cox in un suo set, ma più che altro il suo approccio alla serata, attraverso due momenti in particolare. Clubber before as a DJ, so I know what it's like to be on that dance floor. So now on the other side of the fence, what I am able to transmit is exactly what I would like to hear on the dance floor. You know, I almost get jealous because I would like to be on the dance floor while I'm playing certain records or certain tracks or creating certain moments. Prima di tutto, Carl Cox è stato ed è un clubber prima di essere un DJ, e lo vedi dall'energia che trasmette, questo faccione sorridente, sempre che salta da una parte all'altra, sudatissimo già dopo due minuti. Come dice, lui vorrebbe essere dall'altra parte, vorrebbe essere in pista. Quello che fa in console è quello che vorrebbe sentire quando va a ballare, e l'energia che trasmette è sotto gli occhi di tutti. I have to tell you, I've never ever planned a set, not once. So what I normally do, if I'm gonna do like a set, I made a selection of 100 records in the Traktor as a set. So it's like a record box in some ways when I choose my set. And in that set, something has to happen. If I can't make a good set out of 100 records for that night, and then I might as well basically work in a fish and chip shop. La seconda frase, che è ancora più interessante dal mio punto di vista, è che dice: io non programmo mai un DJ set, non mi faccio una scaletta. Per ogni situazione o serata seleziono una lista di 100 brani e me li metto lì. Se non riesco a tirar fuori qualcosa di bello da 100 brani, dovrei andare a lavorare in un fish and chip, dovrei cambiare mestiere. E questo è un approccio veramente bello, voglio dire. La musica non gli manca, gli arriva di tutto di più e il gusto assolutamente non è in discussione. Prendi, te li metti lì e parti, fai da una parte e dopo segui il flow con una lista limitata di brani. Ora, 100 non sono né troppi né pochi, perché comunque quando fa svariate ore non dico li metta tutti, ma quasi. E là di fatto di loop, eccetera, quindi il genere si presta, però è questo l'approccio molto interessante. Ti fai una lista e peschi da lì. E se non riesci a tirar fuori niente da quella lista, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook,
un bel like e alla prossima.